il gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata alla baia della pietra rossa. Oggi invece andiamo al rottamaio. Thompson Teeth, gli unici denti abbastanza forti da mangiare altri denti. Beh, se sono puliti potrebbero sapere di popcorn magari. Mi ricordo un film o un telefilm dove qualcuno metteva un dente che gli era caduto dentro un sacchetto di popcorn, ma non mi ricordo qual era. Allora, ci abbiamo già una cura e guarda un po'. Un diamante. Prendi che poteva questo, essere pezzo perduto. Di latta. E io invece non vedo un cazzo. Scusa un attimo. Vieni qua e io vorrei capire come ti dovrei uccidere. Visto che continua ad attaccare, come cazzo dovrei farlo a uccidere questo io? Ti dispiacerà per quel tipo. No, ho saltato. Ho saltato un pezzo di video perché stavo cercando di morire. Allora, questo ha una debolezza. Stasera è una serata questo qua speciale. Che abbiamo appena trovato. Sostanzialmente, se eviti l'attacco, lui si incastra nel terreno. Tutto rispetto. Ma l'altro, cosa devo fare? Farlo incastrare nel muro? Tipo? Potrebbe essere. Allora. La mia pietra preferita. Allora, con calma. Prendiamo tutte le pietruzze. Bender. Bender. Non cadere di sotto. Bender. Bender. Eccoci qua. Sostanzialmente potrei tagliare tutto il percorso ora, probabilmente. Ma già che ci sono, vado a prendere tutto. La Madonna, fuori sta tuonando. Probabilmente voi vedrete questo video di venerdì e oggi è lunedì sera e qua da me sta tuonando. Allora, vorrei... Ok. Non sono morto. Ma... ti incastri, magari? Ok, la tecnica boss di Dark Souls funziona, però non è pratica andare sempre dietro e rotargli attorno. Funziona, per carità, però non è molto pratico da realizzare ogni cacchio di volta. Chi li ha lasciati qui? Probabilmente sono usciti fuori dagli scavi? La butto lì, Bender, non so, la butto. Allora, qua c'è nulla, perfetto. Ora immagino che ci tocchi salire sui piloni, ottimo. Quanto ci fai che se cadiamo di sotto prendiamo danno? Quindi, fai attenzione. Oh, bene. Nonno! Stavi per cadere di sotto. Allora, facciamo un po' di fisica. Nonno! Io non so cos'è appena successo. Io non ho idea. Probabilmente saremmo morti se non fosse successo quello che è appena successo. Allora, stavo dicendo, a sto punto potrei direttamente tagliare facendo il percorso che ho fatto poco fa. Ok, con calma. Se io starà benissimo col mio dente d'oro. Cerco di bilanciare e vado prima dall'altro lato. Ok. Poi vediamo se vado di qua. Mio Dio. Tu per caso risali? Guarda, non lo so. Ok, immagino di dover proseguire da questo lato. Certo che tra l'altro un percorso più impestato non lo potevano realizzare, no? Potevano pensare qualcosa di peggio. Allora, con calma. Se io adesso faccio salire questo... Aspetta, torna come stavi andando.
Perfetto, non era probabilmente quello che sarebbe dovuto succedere, ma è successo. Allora, una pietra è là e c'è anche un mordicchio. Oh. Quindi mi tocca. Mi tocca ritornare qua. Vabbè, lo so quello che ho detto la scorsa puntata. Ovvero fanculo tutti i collezionabili eccetera eccetera. Merda, si è abbassato troppo in fretta. Il fatto che da giocatore mi rode il culo lasciare giù qualcosa. Porca miseria. Sai questo cosa vuol dire? Che ci è andata di culo. Io credo, la butto lì, che quel pilone non ci si arrivi da qua. Credo proprio di aver appena avuto ragione. Ok, guarda, filosofia. Ok, filosofia che mi ha portato avanti in questo gioco. Fanculo tutto quello che non riesco a prendere. Prosegui e non ti preoccupare di ciò che perdi. Allora, qua non c'è nulla, vero? Okay. È persino più facile che rubare. Anche perché sono qua da prendere, quindi. Anche perché credo di aver appena scoperto che stavo facendo un lavoro inutile. Mio Dio, se cadevi eri morto. Se cadevi eri palesemente morto. Sono così carini, voglio stringerli morto. Fino alla morte. Esatto, fino alla morte. Ok, credo di non aver perso assolutamente nulla. Quindi vai a prenderti questa birra. Almeno ti ricarichi la vita. Felice qualche bella stripper robot. 7 gemme e un robot. Ti prendi. Ora posso dire di aver visto proprio tutto. Ti dispiace? Acciaccia. Acciaccia. Va bene, dai, non commentiamo neanche questa scena magnifica. Cos'è questo? Munizioni? Ah no, è la vita piena. È quella da 100. È la 100s. Io ancora devo capire. Guarda. Vieni. Perfetto. Ah, per passare dovevo uccidere tutti, tra l'altro. Ok. Ok, una pietra perfettamente cristallina. Vita extra presa. Cioè, quindi se non avessi ucciso tutti quanti arrivando fino alla fine, non sarei neanche passato e sarei dovuto tornare indietro. Lo farò incastonare su un anello raffinato. E di sicuro questa è la fine del livello. Strano ma vero no. Strano ma vero no. Oh, bene, arriva qualcuno. Speriamo. Oh no. Cos'è, un verme spaziale? Ah, ecco cosa mi ero perso della... L'armatura si è appena mossa. Ecco cosa mi ero perso della telecamera di prima che abbiamo saltato. Avevamo perso che ci diceva che dovevamo uccidere tutti. Meno male che li ho uccisi tutti, allora. Adoro le cose che non uccidono. Oh, come questa lama. Ok, visto che la birra è gratis su questo pianeta, prenditela. Probabilmente... Oh no, ne ho prese due. Probabilmente sarà anche calda. Ma per te immagino non cambi nulla, Bender. Per te finché è alcol va bene tutto della tua vita. Allora, adornerà quel folle supermezzo. Un po' di gemme. Altre tre. Perfetto, vita extra. Questo compensa tutte le vite che abbiamo perso nel livello della miniera. Dai, Bender. Ok, per un attimo ho avuto il timore di essere incastrato. Guardalo che... Guardalo che non salta. Cazzo, è una scatola. Ah, si poteva anche rompere, tra l'altro. Bene.
E io come passo, scusami? Guardalo! Cosa devo fare? Buggarmici per passare? Guarda! È una cazzo di scatola! E io ho sbagliato tasto, però! Io non ho premuto quadrato X, avevo premuto solo X. Ok, con un po' di magheggi alla fine ce l'ho fatta. L'importante era quello, anche se ho sprecato una carica per nulla. Immagino, la butto lì, che... Oh, fantastico. Che le gemme siano 100 e che l'altro mordicchio sia da quel lato. Jackpot! Dio mio! Bababao! Non cadere di sotto, ti prego! Uno di questi! Barambababao! Prendi quel palazzo! Ti prego, non cadere! Ush! Se no ci prendiamo per il sedere tutti e due! Eccoci qua! Allora... Dove si trova? Fermati, grossa carcassa di l'ultimo mordocchio. Vabbè, io ti giro attorno, tu fai quello che vuoi. Siediti e taci per sempre. Taci per sempre. Vabbè, almeno a sto giro tutti i mordicchi sono stati presi. Allora, se le gemme non sono 100, potrebbero essere 125. Oppure 110. Mangia un po' di metallo. La butto lì, 110. E forse ne abbiamo persa qualcuna dopo che mi sono ricordato che alcune casse si possono rompere. Questo cristallo ha il potere di guarire il mio portafogli vuoto. Ok, però guarda, guarisci il cazzo che vuoi, basta che non cadi di sotto. Ok, perfetto. Oh, fantastico. 2, 3, 4 e 5. Perfette. Ah no, ce ne sono altre addirittura. Ehi, cerca di non mancarle. Aia, che dolore. Che poi secondo Futurama, se un robot prende la scossa è come per noi farci della droga. Cioè, per i robot le scosse elettriche sono droga sostanzialmente. Un diamante per sempre, proprio come un robot. Oh, no. Io stavo andando proprio dove c'era quello marrone, pensando che fosse l'unica parte sicura. Con calma. Finché sappiamo dove e quando si romperà, siamo al sicuro. Appunto. Con calma, Bender. Allora, prima ci occupiamo di lui. Qual è l'unità più potente? Risposta. È morto. Ah, anche le culate proprio. Porca troia, no. Dai. Ok. No. Oh, uno è caduto di sotto. Perfetto. Perfetto. Ti prego, dimmi che ci sono altre cure. Una da 100. Perfetto, perfetto. Guarda, va bene così. Allora, ti prego, fai attenzione ora, che questa è sottile. Dio mio, questo gioco mi sta facendo venire una tachicardia. Pesante. Mi sta facendo venire una tachicardia pesantissima. Buia!
Ci deve essere un altro mordicchio da qualche parte. Oh, altre piante fruste. Per la mia gioia. Ecco fatto. Allora, prendiamoci da bere. Bravo Bender. Anche perché io non posso, quindi per la mia dieta non posso bere neanche alcol. Allora, falle andare. Falle andare ancora una volta. Uno, due. E salti. Fantastico. Perfetto. Cerchiamo di evitarle. Uno, due. Uno, due. Ci posso arrivare qua? Bravissimo. Arriva anche qua. Perfetto. Eccoti arrivato. Attenzione ora. 150 gemme. Fagli giro giro tondo. Così lui cade in fondo. Qua c'è qualcosa? No, eh. Come ci salgo? Ok, per un attimo mi sono dimenticato che sto gioco ci si può salire sulle scale. C'è qualcosa di nascosto qui? Direi di no. Fine del livello. Tutte le gemme, manca il mordicchio. Ma scusa un attimo. Non l'avevamo preso tutti e due i mordicchi? Non lo so. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.